Siamo tornati in studio, siamo ancora in diretta e siamo ancora qui per parlare della società Alfa 21, per parlare delle crociere a Crotone. Siamo in compagnia di Milo Mungari, che è l'altro socio di Alfa 21. Buongiorno Milo e Buongiorno. benvenuto nei nostri studi. Buongiorno. Con te, visto che con Gregorio abbiamo anche parlato tanto di quella che è stata la storia, la scelta di come è nata Alfa 21, vorrei partire invece proprio da quest'ultimo anno, dal 2022, che è stato un anno interessante e molto importante. Sì, diciamo che è stato l'anno della ripresa sostanzialmente. Dopo il periodo pandemico, finalmente, diciamo, siamo un po' ripartiti. E siamo partiti bene, siamo partiti con dei numeri importanti rispetto al passato. Ad onor del vero, prima della pandemia già i numeri che ci avevano comunicato erano dei numeri che, diciamo, si sono poi verificati quelli di quest'anno. Quindi abbiamo ripreso con un po' di difficoltà, un po' di lavoro in più perché c'era stringente la norma Covid, però abbiamo ripreso bene con, ripeto, 28 scali. Il 26 di ottobre ci sarà l'ultimo scalo della stagione. E quindi diciamo che lo sforzo che abbiamo profuso in tutti questi anni è stato quest'anno ripagato. Infatti parlavamo prima e dicevamo proprio che il fatto di essere, di non aver mollato, di averci creduto, ecco, nonostante le difficoltà del territorio, nonostante le difficoltà del porto, nonostante la crisi pandemica, i risultati sono arrivati, ma sono arrivati perché dietro c'era qualcuno che ci credeva davvero. Sì, ci abbiamo sempre creduto e sostanzialmente dal 2011 che abbiamo preso in mano questa cosa qui, come diceva Gregorio prima, partita in modo diverso, piano piano, Poi piano piano, un po' sordina. in sordina, poi abbiamo deciso in prima persona di metterci dentro e ci abbiamo creduto anche perché Alfa 21 na non nasce per gestire le crociere, nasce con con tutt'altro target. L'obiettivo principale di Alfa 21 è la consulenza aziendale. Forse è stato anche questo motivo che ci ha permesso poi di avere un po' le spalle più larghe per affrontare i periodi critici proprio per le crociere. Quindi piano piano, da passione, da piacere nel farlo, cosa che ancora oggi abbiamo piacere a fare questo tipo di attività. È diventato, tra virgolette, un mestiere alla fine dove ci siamo specializzati, dove abbiamo fatto degli errori nel passato, ci siamo migliorati, ovvio c'è sempre da migliorare, c'è sempre da fare qualcosina in più perché i nostri clienti sono molto esigenti, Eh sì, chiedono tanto. questo lo abbiamo detto e abbiamo parlato delle escursioni, di quanto all'inizio sia stato un po' difficile, no? Organizzare queste escursioni. Oggi però diciamo che sono un po' il fiore all'occhiello della vostra società. Sì, diciamo che abbiamo lavorato proprio sull'escursione, facendo errori ovviamente all'inizio, perfezionandoci man mano, grazie anche ai suggerimenti dei nostri interlocutori con i quali ovviamente ci confrontiamo quotidianamente. E oggi abbiamo standardizzato determinate procedure, ecco, le chiamo così perché alla fine Certo. sembra tutto bello vedere questi turisti che vanno in giro, però in realtà dietro c'è un lavoro che viene fatto. Dai tempi che devono essere rispettati, ai posti che devono avere determinate caratteristiche, determinati servizi, noi verifichiamo a tavolino tutto quanto, dopodiché c'è questa, io la chiamo la parata, no? Certo. Perché poi alla fine sembra una parata così, però è tutto, ripeto, tutto cadenzato e tutto controllato, deve essere tutto tenuto sotto controllo, basta che c'è una piccola Si sbavatura, rischia di mandare all'aria il si rischia di lavoro. mandare all'aria il lavoro di una settimana prima, perché ogni nave, almeno 10 giorni prima bisogna cominciare a metterci mano per riverificare, nonostante, diciamo, le procedure ormai siano standardizzate, però dobbiamo sempre riverificare, tutti i passaggi. Dai feedback che voi avete poi, no? Dalla ripartenza di queste navi, quali sono i posti che raccolgono maggiore interesse? Ma diciamo che il must della provincia di Crotone è Santa Severina. Quando andiamo a Santa Severina ormai diciamo che ci piace vincere facile, come si suol dire, no? La cittadina si presenta sempre curata nei dettagli, e anche diciamo, l'accoglienza che ricevono i turisti è un'accoglienza molto calorosa, molto fatta per bene, senza eccessi. Però anche tutti gli altri posti dove portiamo i nostri ospiti sono dei posti all'altezza di essere visitati, dalla città di Crotone all'Interland, quindi Capocolonna, Le Castella, andiamo sulla zona di Cirò,
sulla zona di Strongoli, le varie cantine, ci spostiamo fuori dalla provincia di Crotone, ovviamente su richiesta dei turisti, andando dalla Sila fino addirittura a Scolacium, quindi al parco archeologico di Scolacium, quindi è abbastanza largo ormai il ventaglio. Diciamo che c'è sia l'aspetto culturale che l'aspetto enogastronomico, che è una forza, è un punto di forza del nostro territorio, no? Sì, diciamo, per dirla tutta, sono gli unici punti di forza del nostro territorio: l'aspetto enogastronomico, l'aspetto culturale e l'aspetto naturalistico, che non è poco assolutamente. Non abbiamo ovviamente delle attrazioni note in tutto il mondo che fanno sì che un turista possa scegliere di prima acchito Crotone. Certo. Però il feedback che abbiamo è che quando questi turisti arrivano, e per fortuna stanno arrivando, rimangono entusiasti dei luoghi, dell'accoglienza, del cibo, del paesaggio e anche della storia. All'inizio della vostra attività, quando diciamo, sono cominciate ad arrivare queste navi, no? Arrivavano navi con 100 passeggeri, 150 passeggeri, e come è solito nella nostra cultura dire, queste non sono vere navi, sono navi di poco conto, ma in realtà sono navi di nicchia, sono navi con passeggeri di un altro tipo di target rispetto a quello che più comunemente noi conosciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo capito ormai, penso, lo stiamo dicendo sempre, quindi penso che molti altri oltre a noi l'hanno capito, che più paradossalmente piccolo il numero dei passeggeri, quindi più è ridotto il numero dei passeggeri, più elevata è l'utenza che fruisce di questa crociera. E poi un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione è che il mondo delle crociere è un mondo molto ristretto, un mondo molto chiuso. La nave con 100 passeggeri è comunque legata a altre compagnie. Il mezzo pubblicitario dei vari porti è principalmente il passaparola. Quindi quando una compagnia viene a Crotone, noi l'abbiamo visto negli anni passati, noi siamo stati utilizzati come test. Sostanzialmente questi venivano, visitavano i luoghi, vedevano il tipo di organizzazione, l'accoglienza, dopodiché a distanza di 1 o 2 anni, perché la programmazione crocieristica è molto lenta, questi ritornavano non soltanto con la nave con la quale erano arrivati la prima volta, ma con altre navi della stessa compagnia o di compagnie a loro vicine, e quindi pian piano il numero delle navi è cresciuto. Sì, perché ora, a prescindere dal numero delle navi, no? Io parlavo proprio del numero dei passeggeri. Nell'immaginario collettivo si pensa più passeggeri scendono da una nave, maggiore sul territorio, no? È diciamo, l'aspetto economico e la ricaduta economica è maggiore. In realtà non è così. No, in realtà l'abbiamo appurato con i nostri occhi, non è così. Noi abbiamo oggi navi per vincoli, diciamo, strutturali del porto, che arrivano massimo a 1200-1600 passeggeri, perché purtroppo le navi di stazza maggiore non possono entrare, per una come avete pescaggio. Detto, per una questione di pescaggio, all'imboccatura abbiamo un limite, però abbiamo visto che paradossalmente navi con grossi numeri hanno sul territorio una ricaduta molto più bassa di una nave che può avere 600-800 passeggeri, in quanto questi 600-800 passeggeri sono di un target completamente diverso. Quindi magari sono persone, di più sul territorio. Sono persone che vogliono maggiori servizi e sono disposte ovviamente pagare. Anche a pagare questi servizi, mentre quando arriva la nave con numeri grossi, probabilmente la nave dove, dico sempre, una famiglia spende all'incirca 1800 euro per fare una crociera, papà, mamma e 2 bimbi, ovviamente quando deve quando deve andare sul territorio o prendere dei servizi extra, è ovvio che si fa quattro conti. Certo, vista anche l'andazzo ultimo delle... Certo, quello sì. Quando invece una persona paga da sola 6-7 mila euro per una crociera, probabilmente mette nel conto prima di partire il fatto che per godere di determinati servizi è disposto a pagare degli extra. Quanto vi piace questa attività? Quanto ci mettete del vostro in questa attività? Oltre che ovviamente farvi aiutare poi adesso da una rete consolidata. Certo. Il fatto che ci piaccia fare questo tipo di attività la dice lunga sul fatto che siamo dal 2011 che stiamo insistendo su questo aspetto. Se fosse un pensiero meramente economico, il nostro meramente dato al ricavo di questa attività, avremmo probabilmente lasciato stare, non perché non ci piacesse la cosa, ma perché
non saremmo sopravvissuti, ecco. Certo. Perché, ripeto, Alfa 21 come consulenza aziendale lavora, non vive solo di crociere. lavora bene, quindi questo ci permette anche di gestirci le cose. La passione c'è sempre stata e c'è ancora. C'è quella passione che ti fa stare fino a notte tarda se c'è un piccolo problema per cercare di non avere inconvenienti la mattina seguente o il giorno seguente o i giorni futuri, diciamo. Perché, ripeto, l'attività di programmazione e gestione inizia almeno 10 giorni prima che una nave arrivi. E quindi quando a noi ci dicono a distanza di 3 giorni arrivano 3 navi, diventa un po' più, certo, più oneroso problematica, il lavoro. Sì, perché il problema principale è poi reperire i collaboratori, altri collaboratori, perché noi abbiamo tanti collaboratori ormai perché sono tanti anni che stiamo lavorando in questo ambito, ma questi collaboratori non sono stabilmente su Crotone per ovvi motivi lavorativi, perché Crotone purtroppo non dà a queste persone la possibilità di vivere di questo tipo di lavoro. Certo. E quindi molte volte le persone da un momento all'altro, trovando occasioni in altri luoghi, si spostano. E quindi è il problema di reperire la guida. Avete il posto vacante. Abbiamo, certo, il o i posti vacanti, che diventa ancora più complesso. Qual è stata la difficoltà maggiore che avete riscontrato in questi anni? Ma Crotone ancora non è una città pronta per affrontare questo tipo di turismo. Anche se devo essere sincero, negli ultimi anni, nell'ultimo in particolare, le cose si stanno muovendo e stanno prendendo la direzione giusta. Dal porto, da come si presentava prima il porto a come oggi, è radicalmente cambiato. Ci sono tantissime altre cose da poter fare, ovviamente, perché certo, guai a fermarsi. Per migliorare c'è sempre tempo. Guai a fermarsi, per migliorare, certo, c'è sempre, però è importante intraprendere la strada ed è quella giusta. All'approccio anche alla mentalità nostra calabrese, probabilmente un po' ristretta da questo punto di vista. Siamo molto accoglienti, molto calorosi, però siamo un po' reticenti. Guardiamo sempre gli altri in modo positivo e noi stessi ci vediamo sempre in modo sospettoso. Quindi questo qua è stato anche un aspetto che abbiamo riscontrato. E a livello tecnico avete avuto delle difficoltà da gestire anche in emergenza? Ma a livello tecnico diciamo che lasciando stare gli aspetti tecnico-nautici del porto, che sono ormai noti a tutti, certo, a livello tecnico a volte abbiamo avuto problemi con i mezzi di trasporto, ad esempio c'è stata la necessità di sostituire in corso d'opera uno o due autobus, di sostituire una guida che magari ha avuto un problema, piuttosto che un autista, di dirottare, quindi riparare i turisti da una location, da un ristorante su un altro, ecco, abbiamo... sono state, diciamo, delle cose che adesso pensando ci fanno sorridere, ma in quel momento sono state veramente grandi, critiche, certo, sì, perché ne valeva praticamente l'immagine anche nostra, perché forse eravate meno strutturati, adesso siete più strutturati, probabilmente avete già la seconda scelta, avete sì, già l'alternativa, sì, sì, pronta, sì, sì. Diciamo che a volte abbiamo la seconda e forse anche la terza, la terza. Beh, certo, perché memore degli inconvenienti passati, allora cerchiamo di prevedere il prevedibile. Poi gli inconvenienti sono sempre dietro l'angolo e cerchiamo di... Il 26 ottobre è l'ultima crociera e poi si riparte a marzo. Perfetto. Un numero importante, abbiamo detto, questo del 2022. Sì, il 2022 ha fatto registrare 29 scali, due purtroppo per condizioni meteo non sono entrati nel porto, quindi avremmo superato i 30, quindi saremmo arrivati a 31. Circa 30.000 turisti, non ho contato gli autobus, ma sono anche quello un numero importante, mediamente sulla banchina non ci stanno meno di 10 autobus con la nave più piccola, fino ad arrivare circa 30 con la nave più grande, e di conseguenza anche il numero delle guide va collegato al numero degli autobus. Noi cerchiamo di fare anche un'azione di corso di formazione in itinere durante le crociere, cioè durante le escursioni, chiedo scusa. Vale a dire, affianchiamo molte volte alla guida che è esperto ormai di quel tipo di percorso qualcuno che deve imparare, perché c'è sempre l'esigenza di avere la seconda più che o addirittura la terza scelta. Quindi facciamo anche questo tipo di attività, ovviamente più persone hanno determinate caratteristiche, più noi siamo... Siamo strutturati e coperti e siamo piacevolmente colpiti dalle richieste che ci fanno molte volte, no? Dice posso, assolutamente, noi siamo sempre aperti a questo. Dal punto di vista anche
del coinvolgimento dei nostri collaboratori, delle strutture, anche lì i numeri sono stati molto importanti. Quest'anno abbiamo utilizzato abbiamo fatto delle escursioni anche presso i lidi balneari cittadini nel periodo estivo. Abbiamo fatto delle escursioni alle castella col fondale, con la nave col fondale trasparente, addirittura anche lo snorkeling hanno fatto, e quindi abbiamo anche aggiunto alcuni servizi che sono poi tipici delle nostre, zone, quindi e che sono forse anche inusuali per delle escursioni. Sì. Crocieristica, no? Sì, 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 sono inusuali, che si trovano comunque in piccoli posti. Certo, sono caratterizzanti di quel posto. Sì, perché in questo modo abbiamo unito, diciamo, la visita all'area marina con, esatto, proprio lo snorkeling, col battello, diciamo. Sì. Magari con delle degustazioni, degli intrattenimenti che comunque i nostri ospiti fanno sempre piacere. Una previsione per il 2023? 2023, non voglio svelare i numeri perché già abbiamo dei numeri in realtà, però si presenta abbastanza bene. L'obiettivo è bissare, se non migliorare, i numeri del 2022. Quindi a breve, poi, quando avremo il quadro finale, ovviamente poi porteremo alla luce questi numeri. Abbiamo detto però, almeno questo lo possiamo dire, che la prima nave del 2023 arriverà a marzo. La prima nave del 2023. E possiamo dire più o meno che numero di passeggeri porterà questa nave? Ma siamo sempre su quell'ordine di grandezza che dicevo prima, intorno ai 1000 passeggeri, che, ripeto, per noi è un numero buono, è un numero importante. Gestibile, diciamo. Gestibile, perché il problema è vero che il fondale ti crea dei limiti, ma allo stesso tempo questi limiti sono, diciamo, la forza, forse, del sì, sono la forza, perché purtroppo non abbiamo poi i numeri per gestire poi. Forse anche, come dicevamo prima, il materiale umano che serve. Ci mancano poi i numeri, cioè se arrivasse oggi una nave da 4000 passeggeri nel porto di Crotone, avremmo delle difficoltà proprio organizzative per reperire gli attori che devono poi intrattenere e portare in giro i nostri ospiti. E avete in mente delle novità anche a livello di escursioni, anche a livello di struttura della. Novità da stravolgere quello che abbiamo fatto in questi anni? No, stiamo sempre però incrementando e quindi affiancando o sostituendo alcune escursioni con altre molto simili. Stiamo pensando a due o tre escursioni diverse per valorizzare meglio, per far capire meglio come il nostro territorio dal punto di vista naturalistico. Ci sono due o tre idee che abbiamo, che stiamo proponendo ai nostri tour operator nazionali, che crediamo possono avere poi un buon riscontro, specialmente su alcuni target di croceristi, perché nave per nave cambia completamente l'aspettativa del crocerista, cambia proprio il target del crocerista. La maggior parte però è di un target adulto, sì, rispetto, ecco, alla nave da crociera classica che conosciamo come Costa, come MSC. Sì, diciamo che la maggior parte ha un'età adulta, gente che, diciamo, mediamente va dai 60 anni in su, che ha determinate aspettative, oltre che culturali, anche naturalistiche e enogastronomiche. Abbiamo anche, da essere sinceri, una compagnia che ultimamente sta venendo su Crotone, che è l'Aida, che è molto simile, diciamo, per taglio, per età dei turisti, molto simile a MSC e a Costa, quindi vediamo finalmente, perché molti si lamentano, vediamo anche i bambini che scendono, sì, dalle navi, accompagnati da papà e mamma, quindi per questo dico è molto variegata, l'aspettativa. E quindi cambia anche l'approccio. Assolutamente, cambia l'approccio, noi già sappiamo il turista A, B o C che aspettative ha, e noi ci dobbiamo ovviamente comportare di conseguenza in base a. Qual è stata la nave che ti è piaciuta di più in questi anni? Quella che ti ha colpito di più? Diciamo che la nave che ci ha. Dico, sì, sul plurale, certo, sul plurale, perché poi plurale quando ne parli. Maiestatis, diciamo così. Sì, un plurale di confronto, perché poi ci si confronta la sera, finita quando la nave riparte, perché normalmente ripartono le navi dalle 18-19, salvo imprevisti, perché ultimamente una nave ha avuto un imprevisto tecnico, sì, è salpata tarda notte. Mm. Diciamo che quando ci si parla, quando ci si confronta, la Viking, la compagnia Viking è quella che ci ha dato sempre più soddisfazione, quella che ci ha creduto inizialmente, è venuta, non pensavamo potesse venire mai a Crotone, perché è una compagnia di taglio veramente alto, una compagnia di nicchia,
E quando abbiamo ricevuto a distanza di 20 giorni dal primo scalo la recensione da parte della Viking, dove Crotone era tra i migliori porti del Mediterraneo per accoglienza, siamo rimasti quasi increduli, però quello ci ha dato maggiore spinta, maggiore forza per migliorarci. Bene, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, io vi auguro un grande in bocca al lupo per questo nuovo anno, croceristico a Crotone, che è importante non solo per l'Alfa 21, ma è importante per Crotone e per i crotonesi, e questo bisogna dirlo, perché come dicevo con Gregorio prima, bisogna crederci e insistere per entrare e fare breccia nel nostro territorio. Se ci si ferma alle prime difficoltà, ovviamente il turismo non si potrà mai avere in città. Grazie per averci onorato la tua presenza. Noi ci diamo invece appuntamento domani con un altro momento del nostro approfondimento. Vi lascio adesso e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.